poi sono quelli che invece spaventano il regime attuale, insomma. Il problema è questo. Si sta facendo la gara a farci meno pensanti possibile, perché un cittadino pensante è uno che ha memoria storica, appunto, e che quindi è uno a cui non è così facile far bere le cose come se fossero nuove, insomma, e invece nuove non sono. Quindi questo è, la letteratura si infila lì quando è grande letteratura, cioè prova a saturare questo gap, per cui è possibile che diventi apparentemente inattuale. Cioè esattamente il contrario di quella letteratura consolatoria che vende tanto, perché non racconta niente, perché non impone, perché non pone problemi, e perché è già, non solo già scritta, ma persino già letta. È solo quantità, sono quantità impressionanti di pagine dove non c'è scritto nulla in generale. E quindi, questo è un dato preciso dei nostri tempi. Poi è chiaro che dentro questi tempi qua ci sono anche molte cose straordinarie, bellissime da leggere. E quali sono, secondo te, queste cose straordinarie da leggere? Beh, il lettore spesso non le percepisce, il lettore medio non le percepisce perché sono fuori dal circuito del pubblicitario, voglio dire, perché non sono. Perché la grande distribuzione non le mette in evidenza, però, come dire, il lettore che piace a me è anche quello un po' esplorativo, che gli piace di andare in fondo alle librerie dove ci sono i libri in costa a scoprire il proprio autore, ce n'è tantissimi, cioè si può dire di tutto di questi tempi, ma non che non siano tempi di possibilità. Adesso molta gente può pubblicare, e io dico, io preferisco vivere in un posto dove si pubblica troppo piuttosto che in un posto dove si pubblica poco. E va bene, il rischio è chiaramente quello che poi vengano pubblicate un sacco di schifezze, però insomma il lettore qui si chiede un atto di responsabilità del lettore, cioè evidentemente se tu ti compri solo i libri che vengono pubblicizzati da Marzullo, se tu ti compri solo quelli che sono nelle recensioni, che sono fatte dagli amici degli amici e degli amici, alla fine rischi di entrare dentro questo circolo vizioso. Se tu i libri te li scopri, non a caso le case editrici spesso hanno dei successi che non avevano previsto, che sono quelli che fa il lettore. L'eleganza del riccio, per esempio, è una di quelle cose lì. Cioè, il passaparola ha fatto un successo dove nessuno l'aveva previsto. E in genere i lettori non scelgono male, non sono brutti i libri quelli che hanno questo destino. Quindi evidentemente siamo, no? Come dire, evidentemente c'è molta più speranza di quanto pensiamo. Un'ultima domanda, prima parlavi di questo personaggio fine 800 di Torino, sei testate giornalistiche, ci racconti un po' questa storia? È Beh molto, sì, Luigi Girolamo è per Pellù. parlare dei corsi e ricorsi, per Beh, Luigi non Girolamo dimenticare. Pellù diventa primo ministro dopo la crisi dovuta della sinistra, diciamo, di governo, dovuta alla sconfitta di Adua, e di punto in bianco mette su un grande partito. È uno che possiede testate giornalistiche, quindi stiamo parlando della fine dell'Ottocento, quindi possedere testate giornalistiche significava per allora possedere le televisioni, insomma. E quindi così, di punto in bianco, questo signore molto ricco, industriale delle armi, tra l'altro, diventa primo ministro. Come dire, il primo governo Pellù, la prima legge di cui si occupa è quella sul diritto di successione, che è un dato divertentissimo, insomma, se noi pensiamo alla prima legge del primo governo Berlusconi, insomma, che è la riforma del diritto di successione. Quindi, insomma, mi sembra proprio divertente come ritorno. Ma è anche un'idea che non ci si ricorda abbastanza. No, non ci si ricorda per nulla. Noi siamo un paese con una scarsissima informazione storica rispetto. Siamo un paese pieno di eruditi locali,
pieno di gente che sa tutto dei piccoli centri, del coccio, però poi che da un punto di vista della storia ampia, in quanto nazione, noi sappiamo niente. Infatti a 150 anni dall'unità siamo ancora lì che stiamo... che non riusciamo nemmeno a metterci d'accordo su alcuni punti essenziali della nostra storia, per esempio che siamo nati dall'antifascismo, per esempio questa è una repubblica fondata sul lavoro, quindi banalità che però a furia di banalizzare, a furia di tacere le banalità, in questa nazione è diventata disperatamente banale. Questo è il punto.